23 dicembre è stato siglato il nuovo accordo tra Italia e Svizzera in tema di lavoratori frontalieri, che andrà pian piano a sostituire quello già in vigore dal 3 ottobre 1974. Per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo accordo, ci sarà da aspettare in quanto è necessaria la ratifica dei parlamenti di entrambi gli stati. Ma andiamo a vedere insieme cosa prevede. Nell'accordo è presente una puntuale definizione di lavoratori frontalieri. Si tratta di tutti quei soggetti che risiedono in un comune che si trova anche parzialmente nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato, i quali ritornano quotidianamente al proprio domicilio e questo status non dovrebbe venir meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio per motivi professionali per un massimo di 45 giorni in un anno civile. Chiarito cosa si intende per lavoratori frontalieri, l'accordo prevede poi una distinzione tra attuali frontalieri e nuovi frontalieri. Appartengono alla categoria degli attuali frontalieri tutti i lavoratori che, alla data di entrata in vigore dello stesso, svolgono o hanno svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico. Per questi soggetti rimarrà essenzialmente in vigore l'attuale regime di tassazione, il quale prevede che il reddito sia imponibile esclusivamente in Svizzera, quindi nello Stato dove è svolta l'attività lavorativa. Se però il frontaliere risiede in un comune italiano distante più di 20 km dal confine, si applicano le regole ordinarie, dunque la tassazione concorrente in entrambi gli Stati, pur se il lavoratore ha diritto in Italia alla franchigia di 7.500 euro, che dovrebbe estendersi a 10.000 euro. Il discorso cambia per i nuovi frontalieri, ovvero le persone che entreranno nel mercato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, in quanto saranno sottoposti ad un regime di tassazione concorrente generalizzata. Infatti, in parole semplici, i frontalieri italiani saranno tassati in Svizzera, in modo tale che l'imposta non ecceda l'80% delle imposte che verrebbero prelevate in via ordinaria. L'Italia poi eliminerà la doppia imposizione, concedendo quindi al lavoratore il credito per l'imposta pagata all'estero.